Dunque, falsa partenza, esordio da cancellare, in teoria già diversi punti interrogativi, ma in fin dei conti è stata giocata una sola partita. Giusto, insomma, resettare, soprattutto analizzare per capire e migliorare. Così Antonio Balzano, ormai pescarese acquisito, alla sesta stagione in biancazzurro. Al di là dei problemi manifestati dal punto di vista tattico, no? La cosa che ha un po', se vogliamo, sconcertato tra virgolette un po' tutti, no? Non solo noi addetti ai lavori ma anche i tifosi, che la squadra fosse un po' svuotata dal punto di vista proprio nervoso, insomma una squadra con poca cazzimma, ecco, mettiamola così. Perché? Ma no, ti dico la verità, dal campo non mi è sembrato tanto quello il problema, perché comunque facendo gli allenamenti tutti i giorni quello non manca, è mancato sicuramente i meccanismi che ancora non sono stabili e concreti, quindi bravi loro anche che ci hanno messo in difficoltà, perché sono stati secondo me bravi a livello tattico e non siamo riusciti a trovare la contromossa. Anche se nel secondo tempo, quando abbiamo fatto gol, quando le cose abbiamo iniziato a farle in modo corretto, abbiamo messo in difficoltà anche loro. Non stiamo parlando del Real Madrid, ma della Salernitana, quindi è stata sicuramente una partita dove non è andata bene, ma qualcosa di positivo c'è stato. Siete riusciti a riequilibrare i sorti del match, lì sarebbe stato importante addormentare la partita, no? Sì, bisogna capire in quei momenti che ma questo ci sta, è la prima giornata, quindi è normale, ci può stare. Abbiamo preso il secondo gol e dopo è diventato un po' tutto più difficile in un campo molto difficile, quindi ti ripeto, le basi per far bene ci sono secondo me, il gruppo è un gruppo importante, siamo rimasti la maggior parte quelli dell'anno scorso, quindi perfezionando il gioco del mister, che secondo me è molto propositivo e positivo, si può fare un buon campionato. Secondo te, Antonio, è giusto continuare su questa strada tracciata da Zauri, questo piano partita ambizioso, no? Perché il Pescara quest'anno, rispetto diciamo all'ultima stagione, ha intenzione di fare la partita nella metà campo avversaria, si può fare con queste caratteristiche? Sì, secondo me sì, assolutamente, anche perché da parte nostra è anche divertente giocare con la palla, naturalmente. Questo non vuol dire che puoi avere la palla per 90 minuti, ma quando ce l'hai sai gestirla, hai le capacità per farla, hai la qualità per farlo, quindi bisogna solo stare attenti nel momento in cui la palla non ce l'hai più tu e perfezionare con i meccanismi che verranno automatici poi con il tempo. Sono troppe le critiche? Troppe, secondo me sono troppe, sì, per essere la prima giornata sono troppe. Quindi tu non sei uno di quei calciatori che non leggono i giornali o non guardano? Ma no, sento dire, quando vai in giro senti parlare, ma non sono un tipo che va lì leggendo roba. Però ti rendi conto subito? Ti rendo, lo senti nell'aria, ormai il Pescara lo conosco bene, quindi basta girare un pochino anche a fare la spesa e senti parlare gente di cose che è follia. Comunque ci sta, è sempre stato così, quindi ti ripeto, cercheremo di cambiare assolutamente, far cambiare assolutamente opinione da subito, perché bisogna vivere un anno sereno, bisogna divertirsi e bisogna lavorare con grande serenità, perché penso che lo meriti il mister, che è la prima esperienza, lo meritiamo noi dopo tutto quello che è successo nell'anno scorso. È vero che è una squadra troppo vecchia questa? Ma io non penso sia una squadra troppo vecchia, ci sono molti ragazzi giovani, naturalmente se non sono stati impegnati in una partita, ti ripeto, è solo una partita, non puoi giudicare una stagione dall'inizio del campionato, è ancora lungo, il mercato è ancora aperto, ci sarà ancora qualche innesto, non lo sappiamo, quindi vecchia non penso, ma anche se ci sono giocatori un po' più grandi che giocano, di sicuro e vi assicuro che è gente che ci tiene veramente al Pescara. Difficile dire dove potrà arrivare questa squadra adesso? No, è troppo presto per parlare, ti ripeto, se ci sono le basi per lavorare con grande serenità e grande umiltà possiamo divertirci, perché siamo una squadra che secondo me ha qualità. Ti faccio l'ultimissima sul Pordenone, matricola terribile per quanto dimostrato, no? All'esordio schiantando il Frosinone, che è una delle squadre più accreditate della vittoria finale. Ma come sappiamo il campionato di Serie B è un campionato difficilissimo, quindi le neopromosse non sfigurano mai nel campionato di Serie B, e così è stato anche domenica, lunedì ieri quando hanno giocato, quindi sicuramente sarà una partita non facile, ma vengono a casa nostra, quindi noi abbiamo bisogno di dimostrare che non siamo quelli visti a Salerno, ma che siamo quelli visti per la maggior parte del tempo a Empoli, dove abbiamo disputato un buon calcio. Diciamo così e chiudiamo, che è
un bene, tra virgolette, che sia arrivata subito questa sconfitta, perché i problemi sono già chiari. Esatto, visto che comunque manca ancora tempo alla fine del mercato, naturalmente chi di dovere si accorge se c'è qualcosa che manca o qualcosa che non manca. Noi siamo sereni, dispiace perché dispiace, ma dobbiamo, ti ripeto, lavorare con serenità, perché altrimenti diventa difficile.